Amore per lo sport, difesa della giustizia, attaccamento alla città potrebbero essere sintetizzate così le tre motivazioni dei premi San Bassiano consegnati al judo Bussen, al circolo giuridico bassanese e al compianto Ruggero Remonato. A ricevere il premio per l'associazione judo Bussen il maestro Antonio Tasca. La motivazione? Da 50 anni il sodalizio forma i giovani all'equilibrio e alla consapevolezza di sé, accompagnandoli nella crescita e ritrovandoli adulti a trasmettere gli insegnamenti da loro stessi ricevuti alle nuove generazioni. Ho avuto le mie soddisfazioni, tantissime, qui ragazzi, qui genitori, bambini e anche sacrifici sicuramente in 50 anni di lavoro. Ci vuole anche sacrifici per andare avanti e sicuramente li abbiamo superati e siamo ancora qua. Per il circolo giuridico bassanese è salito sul palco a ritirare il premio il direttore Gabriele Alessio, un riconoscimento deciso per la strenua difesa del Tribunale di Bassano, per il sostegno al nuovo Tribunale della Pedemontana, una battaglia per la giustizia e i diritti dei cittadini. Gli avvocati di Bassano hanno saputo creare in ognuno di noi la consapevolezza che una giustizia efficiente e con tempi certi è un diritto irrinunciabile per tutti. Ma al di là della battaglia o della lotta o della fatica per il Tribunale, gli avvocati hanno sempre dato alla città il loro contributo per un servizio più ampio, in generale alla cultura, al senso di legalità, all'attenzione e alla solidarietà, e questo continueremo a farlo. Continueremo anche la battaglia per il Tribunale, ma in ogni caso la presenza degli avvocati è significativa per la nostra città. E quindi insomma penso che sia un'emozione oggi ricevere un premio dalla città di Bassano. Certo, è un'emozione, è un grande onore, è un piacere e anche una responsabilità a continuare con quello che abbiamo sempre fatto. E grande l'emozione quando sul palco è salita Nica Furlan, la vedova di Ruggero Remonato, il terzo premio San Bassiano. L'amministrazione comunale ha voluto rendergli omaggio per essere stato bassanese autentico, che ha amato la nostra città raccontandone le piccole storie, valorizzandone gli angoli nascosti e meno conosciuti. Giornalista e scrittore, sempre attivo in ambito culturale, si è fatto apprezzare per i suoi tratti nobili, per l'eleganza del suo stile e per la magnifica generosità nel donare tempo, conoscenze, aneddoti, note e sorrisi sinceri.